Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. Oggi facciamo un bel video perché c'è una persona nuova dietro la telecamera. Infatti secondo me la noterete la qualità in questo video. C'è Manu, che è il fratello di Ele ed è venuto qua a Barcellona per aiutarci. Questo sarà un bellissimo video. E siamo in aeroporto come vedete e stiamo aspettando gli altri ragazzi. È arrivato Manu per primo, arriva adesso Alberto, alcuni di voi lo conoscono già, Insane Screamer, che è il nostro prossimo ambassador per Kaizen. E poi più tardi stasera vengono Sammy, Luca e Danny. E niente, spero che vi piaccia questo video. Let's get started. Ok ragazzi, aspettiamo Alberto che ha detto che è atterrato da Venezia. Io non ho il suo numero purtroppo, però ci stiamo sentendo su Instagram e spero che Alberto mi scriva. Sì, dimmi sai dove stai, ma da qui dalla fila. Ok, ok. No, il tuo collega. Bene, arrivato. Raga, Alberto, lo conoscete, the boss. Insane Screamer. A parte che è super mega grande questo posto, mi sono perso. E sai perché mi sono perso? Perché volevo andare al McDonald's, quindi questo è quello che si insegna, che se vai al McDonald's ti perdi. E lui è Manu, Manu di Ele. Io gli ho detto di aiutarmi con i video, è arrivato con una cosa. Sì, veramente, mi sento che fai. La prima volta a Barcellona, per Manu pure. Sì. E quindi non possiamo prendere il taxi. Se prendiamo il taxi non vedete niente. Allora, noi siamo in bus in questo momento, andiamo verso il centro città e poi penso che ci prendiamo qualcosa da bere e poi facciamo il check-in all'hotel, quindi potete lasciare la roba, sì. Lasciate la roba e facciamo il check-in. E poi si inizia, raga, quando arrivano Danny e Luca è sempre un casino, però prima io voglio allenare. Non so, ah, vuoi allenarti? Mi alleno, va bene, dai, faccio qualcosa. Allora oggi ci alleniamo, dai. Siamo a Plaza Catalunya, che è tipo la piazza centrale di Barcellona. Dobbiamo ancora prendere una metro. Sì, dobbiamo mangiare, bere il caffè, allenarsi, andare a prendere gli altri. Velocità, fast life. Andiamo. E ragazzi, allora ci siamo fermati in questo spot che si chiama Bopan, è un piccolo baretto in questa piazza che è proprio accanto a dove sta l'hotel. Io prendo da bere, non ho ancora mangiato, mi serve caffeina, lo sapete. In realtà mi ero preso un piccolo caffè da fare, però non me lo sono ancora fatto. E invece penso che Alberto, come ti chiamo? Alberto? Alberto, riveliamo al mondo il mio vero nome, sì, nascosto okay. Da due anni. Ok. Sarei stati i primi a saperlo sul canale. Io non so, un sandwich panino sì. Con il jamon iberico. Io mi affido a lui. Come puoi non fidarti di un uomo che ha un caffè nella tasca? Ok, ci è arrivato, diciamo che è arrivato tutto. Io mi sono preso una Coca Zero, acqua con gas e un cappuccino con un po' più di caffè e con un po' meno latte. Io continuo col mio digiuno intermittente, il primo passo lo faccio prima di palestra. Invece Alberto e Manu sono presi un bel panino con jamon serrano. Noi diamo sostanza, abbiamo corpo, nutriamo i nostri spiriti. Sì. Comunque se, perdonami, se guardate questo panino dovrebbe ricordarti. Salvo Molica, metto Molica. Prosciutto San Daniele, 60 grammi, mozzarella. Ok raga, allora, siamo tornati un attimino, stiamo riposando, Alberto sta addirittura dormendo. Io ho fatto un po' di cose, adesso dobbiamo andare in the gym e ci facciamo un allenamento insieme io e Alberto e niente, vi porto con me. Ah, io mi sono mangiato due albicocche, una pesca, un pochino di quei grissini integrali e mo mi faccio questo shake con il Clear Whey, 30 grammi perché mi serve un bel po' di proteine già tardi nella giornata e ci aggiungo i miei 7 grammi di L-citrullina e me li sono già preparati qua dentro come polverina, diciamo sì, dry powder e poi ci vado ad aggiungere l'acqua quando stiamo in gym e questa è veramente una bomba, infatti vi avevo detto di prendere, sono già andate sold out, mi dispiace però gli altri due gusti vi consiglio di prendere tè alla pesca che anche quello è molto molto buono e qui invece abbiamo 5 grammi di creatina che mi prendo anche qua in questo momento con lo shake. Facciamo finta che non era fatto totalmente apposta, Alba sta a dormire. Non vedilo, ciao bello. I come bearing gifts. Vuoi pisciare la palestra? Sì. Non si pisce la palestra. Non si pisce. Non è che sei in ritardo di mezz'ora. C'è ragione. M o L? Vedi tu. Innanzitutto sono un figurino. Sei un figurino. Però questi secondo me versano, non dico stretti, ma un pantinino, nino, stretti. Sono perfetti. Ma che figli, cazzo. Pantaloncini da palestra. E sì, che sembrano trasformano in costume da bagno. Abbiamo messo le zip, così che non ti cadono le cose. Tanta roba. Abbiamo qua questo che è tipo embroidery, quindi non si toglie e puoi andare a cioè puoi andarci in mare e tutto. Vediamo un po' come ti sta.
Poi andiamo, cioè io spiaggia. Aspetto. Perché se non vengo giù nella bagna non si mai spiaggia di stanno. Stiamo andando verso la palestra, ci abbiamo fatta ad uscire, a farlo uscire. Scusa, facci vedere l'outfit, tutto Kaizen. Figurino, mi sa che oggi saremo vestiti uguali. Allora, Alberto si è fermato a prendere una Monster là dentro, praticamente siamo a 50 metri dalla palestra. Io invece inizio ora a farmi lo shake e ci alleniamo. Non so bene che allenamento seguiremo, forse riesco a convincere Alberto a seguire il mio e faremo il solito RPT plus RPT, così che sia bene. Se vuoi seguire il mio allenamento? Sì. Ah, che fai? Ah. Prendiamo un po' di destrosio prima dell'allenamento, un po' di pump in più. Io invece mi faccio il mio shake e allora se ti alleni con me facciamo... Fa lo shaker, codice sconto? Busca il bidet, se no. Ci vediamo dentro. Turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. To start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done. You won't know. Allenamento finito, Albe, come è andato? Ho capito cosa significa allenarsi da bodybuilders e non da powerlifter. Mi ha distrutto il petto, no, il petto me l'ha distrutto. Una specie di serie che erano 27 portate fino al dolore più estremo. Vediamo domani. Sì, sì, sì. E niente, gli altri sono già arrivati, però mi hai detto una cosa mentre salivamo, hai detto i pantaloncini sono... No, i pantaloncini, sinceramente, stratoppo. Sono comodi, poi, cioè, che ci stanno, capito? Ma no, ma perché li tiri su... Quindi fai l'eye check, il tessuto è particolare, strano, ma perché ci puoi anche fare il bagno, capito? Sei in estate, vai in spiaggia, ti alleni un attimo, due robe, ti butti, secondo me si ci va subito. Letteralmente l'abbiamo fatti pensando che, ad esempio, una giornata perfetta a Barcellona, tipo ti alleni e poi vai in spiaggia, diretto. Ma che... E canotta, top. Io amo queste canotte perché non hanno le bretelline, quindi siccome me siete un po' timidi, un po' perché, fatti. Anch'io. Sei meno tamarro, non hai tutta la schiena sudata e l'appoggi sulla roba. È più elegante, è più pulita. Dai, mi fa un sacco piacere, penso anch'io la stessa cosa. Torniamo all'hotel, che stanno arrivando Luca, Sammy e Danny. So, li andiamo a trovare. Andiamo. Let's go. Le principezze. Oh! Guarda che bello! Che cazzo di posto l'abbiamo preso! No, dovete darcelo, questo è nostro, No, guarda che cazzo di posto! Ma che cazzo è questo? Oh, che bello, bravo! Wow! Beh, questa doveva essere la stanza, diciamo, più figa di tutti, perché ne ho prese praticamente due che erano a piani bassi e costavano di meno, e una che avevo pensato c'era il terrazzino, così che la sera potevamo stare qua. Qua possiamo stare la sera. Sì. Cioè, guarda qua che figata, poi una vista spettacolare. Alla Barcellona, si vede tutta Barcellona di là, il mega campo del basket. E dai ragazzi, allora noi siamo arrivati qua, parliamo un po' con tutti, ci facciamo una doccia e poi andiamo a mangiare. Io c'ho fame, Manu c'ha fame, abbiamo tutti fame. E dai, vi portiamo con noi tutta la serata, raga. Buona. E c'è quella al cupido, la sta consiglio. E quindi sì, praticamente saremo due giorni qua, oggi e domani. Domani è il photoshoot. Shooteremo tutto il giorno per fare appunto il foto, il video per il sito, per la pagina Instagram, eccetera. Niente, spero che vi stia piacendo questo video, che alla fine ho chiesto a mano di filmare con una, alla fine con un setup tutto enorme, va fatto vedere. E io spero che anche a voi a casa, almeno con questo video, vi sto un tantino intrattenendo. Bravia, mi preparo, mi sistemo e usciamo. Andiamo a cena with the boys. Siamo arrivati.
sponsorizzati da Honest Greens, lo sapete ormai, questo è il posto preferito, mi sa che ve lo faccio vedere ogni singolo video. Siamo with the boys, Lugone, Danny, Sammy, Manu e Alberto che è andato a rinchiare, so. Famo un cheers, stiamo aspettando il cibo che vi faccio vedere quando arriva, intanto ci vediamo. No, è vodka, raga, è vodka. Vodka, vodka. Wow, non mi ricordavo manco di aver preso questa roba. Ma è tuo, perché io c'ho... Allora, io mi sono preso un piatto con steak, insalata, non mi ricordavo di aver preso questo, sedere o qualcosa. Ci ho aggiunto due delle falafel, proprio oggi non ho mangiato così tanto, quindi... Cioè, fai io adesso per bello figo. Bello figo. E non so cosa è qua sotto, un hummus, qualcosa. Guardate il piatto di mano, che bomba. Che poi, adesso hummus, ceci, insalata. Insomma, grazie per essere venuti, famo un cincin tutti insieme con l'acqua. Thank you. Con l'acqua, cincin tutti insieme, vodka liscia, e cheers e buon appetito, ragazzi. Vi dico la verità, io sto guardando tutte le ragazze bellissime. Sammy è tipo impazzito, wow. E niente, raga, noi ci godiamo un po' la sera, ci vediamo in hotel per concludere il video. Io spero che questo primo video vi sia piaciuto. Ci vediamo in stanza. Raga, che giornatona che è stata. Voglio fare un'ultima clip per finire questo video. Accanto a me ci sta il Sammy, non so che se sta spizzando, spero niente di grave perché ho appena girato la telecamera, senti. È stata una bellissima giornata, ci stiamo conoscendo con i ragazzi e domani è una giornatona di photoshoot tutto il giorno e stasera abbiamo deciso invece quindi di stare più tranquilli e di finirla in terrazza sopra, che è veramente stupenda. E niente, io so che magari alcuni di voi guardano questi video e se non hanno seguito, diciamo, tutta la strada che ho fatto, uno potrebbe pensare, ah, ma oggi che cosa fa, guarda che chissà chi gli dà i soldi e come ha fatto arrivare qua, eccetera eccetera, e magari non pensa tipo tutta la strada che ho fatto e all'unico motivo che stiamo qua è per una serie di passi e decisioni e strade percorse sia giuste che sbagliate, quindi piena di fallimenti comunque. E poi però se sei, you know, uno deve imparare dai fallimenti. Io ho notato in questi ultimi anni che sono una persona che impara in questa maniera. Io imparo facendo, imparo sbagliando, e quindi so gli errori che ho fatti per provare a non ripeterli tipo la volta successiva, ed è come sto andando avanti tutti questi anni. Io non sarei in questa posizione appunto senza tutti questi passi che ho fatto, anche roba diligente del tipo che mi sono messo da parte un sacco di risparmi provando a non spendere in certe cose, non comprandomi cose materialistiche, la macchina eccetera eccetera, e arrivando appunto a questo punto qua che io sto reinvestendo tutto non in me ma in altre persone e soprattutto nel brand che è Kaizen. E penso anche che tipo una giornata di oggi per me me lo ricorda, perché alla fine è fighissimo, abbiamo preso tre stanze qua, siamo tutti noi ragazzi nello stesso hotel, tutto questo perché sono due giorni dove ci incontriamo e proviamo a conoscerci meglio e per fare appunto un photoshoot per Kaizen. E alla fine tipo è la scelta giusta di business uno per uno, se vuoi fare profitto eccetera eccetera, no, è tipo tutto il profitto abbiamo fatto, appunto tutto tra virgolette, quei pochi soldi di profitto che abbiamo fatto nell'ultimo lancio io l'ho subito il giorno dopo reinvestito, rimesso dentro, organizzato Barcellona, gliene avevamo promesso ai ragazzi, a Danny e Luca, e l'ho mantenuta quella promessa. E mo siamo qua tutti riuniti per provare a fare ancora di meglio al prossimo lancio. E io non so se tipo questa cosa avrà successo, non so voi cosa ne pensate, però letteralmente il motivo che sto qua è tutto quello che ho fatto negli anni passati, i passi che ho fatto, gli errori che ho fatto, quello che ho costruito, e il fatto che tutto questo è iniziato grazie al vostro supporto anni fa, il vostro supporto. Magari alcuni di voi mi hanno iniziato a seguire a Dubai quando Kaizen era letteralmente, facevo i clip così a fine video parlando di Kaizen e del sogno che avevo. E noi siamo qua, no, dopo due anni stiamo ancora qua, stiamo provando a crescere, tipo ci sono difficoltà estreme essendo io l'unico investitore e niente, siamo ancora a galla, abbiamo ancora tanta strada da fare, soprattutto tanti sogni che voglio raggiungere. Non lo so se ci riusciremo, perché a volte mi fermo e guardo e penso che la strada è troppo lunga, tipo l'obiettivo è troppo grande, però allo stesso tempo penso che sto facendo gli step giusti, costruendo veramente un bel team, un bel dream team, e
E per me Kaizen è quello, iniziare tipo costruire una famiglia, un team di persone che vogliono migliorarsi e che lo stanno dimostrando con le azioni e non con le parole. E quindi tipo tutto questo, il percorso, lo sta rendendo worth it e quindi sti cazzi di come andrà a finire. Io ce la sto mettendo tutta, ce la stiamo mettendo tutta e stiamo andando avanti per provare a raggiungere un obiettivo comune. Cazzarola, 4 minuti di clip. Vabbè, quelli sono i miei pensieri fino ad andare a dormire. Spero che vi sia piaciuto il video, raga. E niente, vi apprezzo un sacco. Saluti qua dalla coppietta, in realtà Ele. Mi manchi te, non sto tipo qua. E niente, raga, vi apprezzo un casino. Un bacione, ci vediamo nel prossimo video. Come sempre, keep improving. Ciao, raga.